Eccoci, buongiorno a tutti. Sono con uno stimato collega Pianello, Commissione Ambiente, Commissione Ecomafie. E lo diciamo subito: questa è una diretta di approfondimento per chi vuole approfondire Buongiorno. quello che è successo ieri. Noi ieri abbiamo denunciato dalla Camera il fatto che la maggioranza Draghi è più viva che mai, difatti, perché sebbene questo governo sia stato sfiduciato, sebbene tre partiti si sono sfilati, Forza Italia, Lega e Movimento 5 Stelle, in realtà ieri hanno trovato una grandissima unità su un piena concorrenza. E noi abbiamo denunciato una cosa: abbiamo denunciato che all'articolo 8, di fatti, il nostro paese va nella direzione di affidare tutti i servizi idrici dei nostri comuni ai privati. Perché facciamo questa diretta? Chiariamolo meglio anche questo concetto e chiariamo questo Lo e gli chiariamo altri subito, però concetti. fammi dire una roba. Questo è un approfondimento su un'acqua pubblica. Da un lato sono molto felice di farlo, perché il nostro compito entrando qui in Parlamento è quello di divulgare, quello di rendervi edotti di ciò che succede in questo Parlamento, visto che il nostro sistema di informazione è completamente corrotto, visto che non si parla mai di quello che succede veramente in questo Parlamento. Quindi sono felice per continuare a fare divulgazione con voi. Dall'altro lato, non posso non dire, sono molto deluso, perché questo video nasce anche per rispondere in maniera pacata, ragionata, a una collega, Angela Raffa, che in un suo recente post parla di me e Vianello come persone che non sanno leggere i testi, che addirittura non li hanno letti. La collega Angela Raffa ci dice che noi stiamo facendo tutta questa informazione su un articolo 8 per una campagna elettorale. Allora dico pubblicamente alla collega Raffa che, a differenza sua, noi non siamo in campagna elettorale, e ci dice che il nostro è solamente un atto strumentale. Allora, e prego a tutti di condividere questa diretta. Io penso, caro Giovanni, che le opinioni non valgano nulla, le mie opinioni. Ciò che contano sono i fatti e le carte, e noi siamo qui per leggere tutte le carte su un articolo 8 del DN concorrenza, con cui possiamo veramente capire in che modo Draghi pone l'acceleratore su una privatizzazione di tutti i servizi pubblici dei nostri comuni, dall'acqua ai rifiuti ai trasporti. Noi in questa diretta leggeremo semplicemente le carte, ne commenteremo insieme. Invitiamo una collega Raffa, se vuole, a commentarne con noi, ma l'attacco che ci ha fatto prima sui social è veramente indecoroso, perché ci dà degli ignoranti, quando noi invece non solo abbiamo letto tutte le carte, ma abbiamo presentato anche degli emendamenti che vi spiegheremo. Conosciamo quel provvedimento per filo e per segno, l'abbiamo seguito per mesi. E non abbiamo bisogno di fare qualcosa di strumentale, perché non ricerchiamo visibilità, non siamo in campagna elettorale, semplicemente vogliamo che i cittadini sappiano effettivamente quello che succede in questo palazzo. È un Esattamente. approfondimento, ci andremo giù duro leggendo tutti i dati. Condividete, può essere noiosi per alcuni, ma so benissimo che in Italia ci sono milioni di persone che, come noi, tengono all'acqua pubblica, che fra l'altro era anche la prima stella del Movimento 5 Stelle. Era. In Non tanti, c'è più. nel 2011, abbiamo votato per il referendum per scegliere che l'acqua fosse gestita dal pubblico. Questa volontà ieri è stata calpestata una volta per tutti. Giovanni. Allora sì, Michele, cerchiamo di chiarire meglio tutto il quadro, perché facciamo un passo indietro, perché la volontà privatizzatrice dei vari governi non nasce col DL concorrenza, ma è molto più antica. Vi ricordate la 2008, la riforma Tremonti, quella che privatizzava i servizi pubblici locali perché diceva sostanzialmente che delle forme di affidamento dei servizi pubblici locali, che ricordiamo sono tre principalmente, quelli principali: acqua, rifiuti E ed trasporti. energia. Acqua, rifiuti e trasporti. L'energia rientra solo Energia, per alcuni sono qua, tipi certo. di enti locali. Però questi tre per lo più. Che cosa aveva fatto Tremonti, governo Berlusconi, quando c'era la Meloni, che era ministro, tra l'altro, perché la Meloni ora fa il nuovo volto, in realtà è già stato ministro e ha fatto quelle norme insieme al centrodestra, e che cosa ha realizzato? Una norma che di fatto vietava l'affidamento in-house, cioè l'affidamento a un soggetto pubblico, ok? Costringendo gli enti locali ad affidarle o a una società mista pubblico-privata, quindi col privato in mezzo, oppure a una società completamente privata. Diciamo, è stata una norma di privatizzazione shock molto forte.
Solo che cosa è successo? È successo che questa norma forte ha creato una mobilitazione enorme di tutto il paese che ha portato ai famosi referendum del 2011. Perché erano fatta talmente sporca, tra l'altro in un'unica norma, che i comitati, i cittadini, le forze sociali, chiunque si è unito per fare questo referendum e hanno bocciato, ve lo ricordate tutti, nel 2011 oltre il 95% di chi è andato a votare ha votato contro le norme volute dal governo Berlusconi per la privatizzazione dei servizi pubblici locali. E quindi è stato bocciato. Quindi una norma shock che privatizzava di colpo tutto è stata abrogata dal referendum. Allora si sono fatti furbi i vari Renzi fino ad arrivare a Draghi e hanno incominciato con quella che conosciamo tutti, Michele, la teoria della rana bollita, ossia di fare dei provvedimenti, di farli un po' per volta, piccoli passi, in modo tale che non ci si accorge che si sta andando verso una privatizzazione selvaggia, non ci si accorge perché sono provvedimenti che vengono fatti un po' per volta, un po' per volta, un po' per volta, però alla fine tu ti ritroverai nel pieno della privatizzazione. Esattamente, il DDL concorrenza prevede proprio questo e lo spiego meglio. Ora, il testo originario, sicuramente quello emanato dal disegno di legge concorrenza dal governo, era molto ancora più duro, al Senato è stato un po' limato, ma diciamo la volontà liberista è rimasta. Noi infatti lo andiamo a vedere tranquillamente leggendo, ripeto ragazzi, io capisco che i post Facebook magari sono più facili da leggere, immediati, c'è scritto quattro cose, però bisogna approfondire, noi dobbiamo approfondire. Un cittadino informato è uno che non può essere ingannato, perché se l'informazione la veicoliamo soltanto tramite i social, vuol dire che non ci stiamo informando realmente. E andiamo a vedere. E infatti, perdonami, chiediamo a tutti quelli che sono interessati alle tematiche di acqua pubblica di condividere questa diretta, dove, ripeto, non ci sono le nostre opinioni, non c'è la nostra campagna elettorale, come dice Raffa, perché noi non siamo in campagna elettorale. Vogliamo leggere articolo per articolo e spiegare il decreto concorrenza. Ho letto nel post della Raffa che non si parla di acqua pubblica. Allora, la domanda è uno, o non sa leggere in testo o in malafede. E noi avremmo anche evitato, se non fossimo stati chiamati in causa, di dover citare la nostra collega Raffa, però ci ha detto nel suo posto pubblico che noi siamo degli gnegne, che noi siamo i fuoriusciti contro Conte, che siamo in cerca di visibilità. Allora, andiamo a leggere veramente cosa c'è questo articolo 8 e condividete questa diretta. Allora, sito ufficiale, Camera dei Deputati, lo vedete? Temi Camera? Riuscite a vederlo? Perfetto, quindi lo potete vedere tutti quanti, basta scrivere su Google. Poi mettiamo tutti i link nei commenti. Sì, mettiamo tutti quanti i link, uno sarà questo, come potete leggere. Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, perché il DDL era da allora, e poi è stato con i vari articoli. Se noi sfogliamo i vari articoli, ci troviamo su quello dell'articolo 8, servizi pubblici locali, d'accordo? Servizi pubblici locali, perfetto. Cosa c'è scritto? Un servizio pubblico locale naturalmente è l'acqua, quindi anche se non si fa, anche se non si fa riferimento naturalmente all'acqua, tra i servizi pubblici locali, e questo la Raffa non lo dice, naturalmente ci sono l'acqua, i trasporti e i rifiuti. Allora andiamo a leggere, perché forse è bene che i cittadini sappiano che questa normativa non vale solo per l'acqua, attenzione, ma anche per i rifiuti e anche per i trasporti. Quindi, al di là di quello che noi diciamo adesso, non meravigliamoci fra tre anni, tutti questi servizi non li ritroveremo in mano alle multinazionali francesi, che era quello che noi entrando in Parlamento dovevamo assolutamente evitare. Come dicevamo, è graduale, per cui anche il DDL concorrenza, nonostante al Senato sia stato un po' limato, ed è vero questo, è stato limato, ma l'atteggiamento discriminatorio nei confronti della gestione pubblica rimane, e noi lo vediamo proprio tra i temi della Camera, andando a leggere sull'articolo 8, viene scritto che la scelta del modello in-house, perché il modello in-house sarebbe quello pubblico sostanzialmente, della gestione pubblica, viene consentita, ma deve essere assunta nel rispetto di un preciso obbligo di motivazione. Ossia, che significa? Che il governo Draghi e i partiti di maggioranza, tra cui il Movimento 5 Stelle, hanno votato una norma che discrimina la gestione pubblica rispetto alle altre due forme di affidamento che, ripetiamo, quella società mista pubblico-privato alla società interamente privata. Quindi è già più discriminata. Approvare l'articolo 8 anche dopo il Senato vuol dire comunque discriminare la forma della gestione pubblica rispetto alle altre due forme privatistiche. Va bene? Lo abbiamo letto insieme. Ribadisco,
Non crede neanche a quello che vi diciamo noi, andate a leggerlo direttamente sul sito della Camera dei Deputati. Assolutamente, fra l'altro noi non avevamo fatto nel nostro presentare degli emendamenti per abolire questo obbrobrio, non avevamo fatto un attacco diretto al Movimento 5 Stelle, l'abbiamo fatto a tutta la maggioranza Draghi, che noi abbiamo considerato criminali in questi mesi. Non solo, perché anche Fratelli d'Italia hanno votato contro il nostro emendamento, contro il mio emendamento. Perché cosa è successo? Dinanzi a questa situazione, già in commissione avevo presentato due emendamenti. I due emendamenti, per andarli a leggere, sempre sul sito della Camera dei Deputati, c'è la pagina appositamente sul DDL concorrenza, lavori preparatori, ci sono le varie finestrelle qua sotto, andate nella finestrella discussione in assemblea. Mettiamo il link naturalmente nella diretta, così la potete leggere tutto. Però li potete vedere sul sito della Camera dei Deputati, ok? Andiamo a vedere quello, scorriamo, se noi scorriamo, eccolo qua, lo faccio vedere bene, interventi all'articolo 8, lo vediamo qui, eccolo, articolo 5, 6, 7, si vede? Perfetto, articolo 8, benissimo, ci clicchiamo sopra, e cosa succede? Succede che si apre alla discussione, che sia lo stenografico, quello che è venuto esattamente alla Camera, che potete rivedere perché il video è pubblico e anche quello sul sito della Camera, lo potete vedere e leggere integralmente. Primo emendamento, io col primo emendamento che cosa chiedo? Chiedo semplicemente che venga tolta questa discriminazione nei confronti della gestione pubblica e venga quindi data pari trattamento. Così un ente locale può decidere tranquillamente se dare un affidamento a un privato, a una società mista oppure la gestione pubblica, senza discriminazioni né uno né l'altro. Bravo, questo perché è importante, tu sei molto tecnico, io la rendo un pochettino più potabile, diciamo, se portiamo di acqua. Cioè, con questo decreto concorrenza, purtroppo, se un sindaco dovrà esternalizzare l'acqua ad una multinazionale, non dovrà produrre nessuna documentazione. Essenzialmente questo è il nocciolo della sostanza, della questione. Se invece vorrà mantenere l'acqua pubblica, gestirla in house con le proprie risorse, invece dovrà produrre delle giustificazioni molto stringenti, prendendosi anche delle responsabilità. Allora, la domanda è: quale sindaco domani, dovendo prendersi le responsabilità per mantenere l'acqua pubblica, produrre normative, regolamenti, giustificazioni, anche la responsabilità delle indagini dell'ARERA, per esempio, della Corte dei Conti. Quindi, tra prendersi la responsabilità di avere un servizio gestito pubblicamente e invece affidarlo ad una multinazionale senza avere nessun tipo di burocrazia per produrre norme, giustificazioni, avendo meno vincoli, cosa farà domani? Naturalmente questo provvedimento, come dici tu, un concetto della rana bollita è giusta, è fatto in modo che tutti i sindaci domani chiaramente sceglieranno una gestione privata, perché non si dovranno prendere in questo modo nessuna responsabilità. Questo provvedimento è discriminatorio perché un sindaco non ha pari opportunità quando vuole scegliere tra un servizio pubblico e privato. Diciamolo per il chiaro. Privato non deve produrre assolutamente nulla, per un pubblico invece deve produrre giustificazioni e prendersi delle responsabilità. Questo è nelle carte, non è un'opinione di Sodano o di Pianello. Specifichiamolo meglio questa cosa, nel senso che magari i comuni, quelli più grossi, magari hanno personale tecnico e possono andare a vedere, ristudiare, creare in maniera difficoltosa, togliendo ulteriore tempo al lavoro che i normali comuni hanno, e sapete benissimo che i comuni, gli uffici tecnici lavorano tantissimo e a volte non ce la fanno neanche a stare dietro tutto il lavoro, però magari i comuni più grossi che hanno più tecnici riescono a, magari anche a produrre quest'obbligo che devono scrivere per le società pubbliche, per la gestione delle società pubbliche. Ma i comuni più piccoli, che magari a volte hanno solo una persona, che magari sono pieni di lavoro, ecco, saranno sicuramente più svantaggiati. Comunque è un ostacolo in più verso la gestione pubblica, un ostacolo in più che tutti coloro i quali hanno approvato l'articolo 8 del DDL concorrenza hanno posto, tra cui anche il Movimento 5 Stelle, che tra l'altro, poi smettiamo anche questa cosa perché io l'ho letta tra i commenti, è una fake news perché le camere sono state sciolte, quindi voi non state votando realmente, come non stiamo votando, noi stiamo votando avanti ieri, oggi, stiamo continuando a votare anche a camere sciolte e lo continueremo a votare fino a quando arriveranno dei provvedimenti. La settimana prossima ci saranno altri provvedimenti da votare, noi siamo ancora qui e l'altro giorno abbiamo votato appunto il DDL concorrenza. Quindi il primo emendamento, e potete leggere lo stereografico di quello che è successo, io lo descrivo, sito della Camera dei Deputati. Poi che succede? Il presidente dell'assemblea chiede in quel momento, mette ai voti
E cosa succede? La votazione, ecco, si può anche andare a vedere la votazione, perché qui ci sono i link sul sito della Camera dei Deputati, potete andare a vedere la votazione, vedere parlamentare per parlamentare come hanno votato. Ricordate, utilizzate molto questi strumenti, perché solo così potete capire la differenza tra la propaganda che viene sui social e la realtà che invece è scritta sugli atti parlamentari. Votazione, c'è scritto, perfetto, emendamento bocciato. Quindi il primo emendamento, che era quello per equiparare, togliendo le discriminazioni, per cui un sindaco avrebbe potuto scegliere autonomamente, privato, misto oppure solo pubblico, va bene? Questo emendamento che ho preparato è stato bocciato, compreso dal Movimento 5 Stelle. Permettimi. Io mi voglio soffermare su questa cosa, Michele, perché? Perché io nella dichiarazione, se voi andate a leggere, non mi faccio riferimento al Movimento 5 Stelle, non me ne frega nulla. Ma io sono uscito perché comunque hanno già tradito il programma, già lo sapevamo, voglio dire, ma non è questo. Io ho fatto un discorso generale a tutte le forze politiche e agli italiani. Però il Movimento 5, alcuni deputati del Movimento 5 Stelle, o senatori, si sono sentiti presi insomma in causa e hanno voluto raccontare delle cose. Ci hanno offeso perché dirci che noi non leggiamo le carte e noi vogliamo fare propaganda e che ci vogliamo ricercare della visibilità per la prossima campagna elettorale è profondamente offensivo. Siccome nella diretta c'è scritto leggiamo le carte adesso, certo. Io voglio leggere di fronte a voi un documento che voi potete scaricare facilmente dal sito della Camera e del Senato, che è una relazione delle stesse Camere su questo DDL. Lo leggiamo insieme. Angela, lo leggiamo insieme. Così non ci dici che noi, perché in un tuo parte molto offensiva, e io non avrei mai voluto rispondere a tu per tu se tu non mi avessi chiamato in causa, anche perché noi abbiamo fatto un attacco alla maggioranza Draghi e non al Movimento 5 Stelle. Allora, leggiamo insieme questa relazione della stessa Camera, che dice espressamente, lo possiamo fare tutto, giro la telecamera, questo è il commento delle Camere all'articolo 8. Sotto tale profilo rileva l'individuazione fra i criteri e principi direttivi di uno specifico obbligo motivazionale in capo all'ente locale nel caso in cui opti per il modello di autoproduzione in luogo del ricorso al mercato. Cioè, questo significa che semplicemente per la gestione in-house il comune dovrà produrre un obbligo motivazionale. Okay. E questo obbligo motivazionale è molto stringente. Andiamo sempre dopo nella relazione che la Camera dei Deputati ha fatto. Leggiamo anche l'emendamento. Prima permettimi di leggere insieme a tutti questa motivazione qualificata che i comuni dovranno produrre solamente se vorranno mantenere l'acqua pubblica. Su che cos'è? Sono le ragioni su un piano economico, sociale, con riguardo agli investimenti e alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, agli obiettivi di universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi. Cioè, in questo burocratese incredibile, i comuni dovranno produrre una relazione dove dentro dovranno stabilire una convenienza sociale. Cosa significa poi? Magari ce lo spiega la maggioranza che ha votato questo provvedimento. La convenienza dell'universalità. Ci spieghi cosa significa? Chiaramente queste sono tutte delle cose molto farraginose, molto tecniche che bisogna studiare e capire per capire veramente il provvedimento, che sono inserite in questo decreto e che ci consegna il nostro paese all'acqua privata, a una gestione privata dell'acqua. Ed ecco quindi che sicuramente più difficoltosa per il pubblico, più avvantaggiata per il privato. Ed ecco il testo dell'emendamento, il primo emendamento che ho presentato. Come potete leggere, si evince che io tolgo questa differenziazione, quindi tutti quanti i tre servizi vengono trattati nella stessa maniera. Primo emendamento bocciato, e allora io ne ho presentato anche un secondo. Nel secondo emendamento invece scrivo chiaro e tondo, ok, senza insomma inequivocabilmente, che il ricorso al modello di gestione di autoproduzione, cioè l'in-house, cioè la gestione pubblica, deve essere una forma preferenziale. Quindi è un emendamento, lo faccio vedere. A favore dell'acqua pubblica. 8 e 3, a seguire, eccolo qua. Eccolo qui. Questo è l'8 e 2 che abbiamo visto. L'8 e 3. Eccolo qua. Perfetto. Questo è il passaggio cruciale. Emendamento 8 e 3. Nel passaggio cruciale si legge chiaramente questo. Si legge chiaramente che viene, con questo emendamento, se fosse stato approvato, viene favorita la gestione pubblica rispetto a quelle privatistiche. Purtroppo, okay, quindi è un emendamento per l'acqua pubblica. E che cosa hanno votato? L'immagine del poste che poi è girato, no? Alternativa,
i colleghi magari del misto come Michele Sodano, Alessio Villarosa, siamo gli le colleghe di Manifesta, ma tutti gli altri, da Fratelli d'Italia, PD, Italia Viva, LeU, Forza Italia, Lega, Movimento 5 Stelle, hanno votato contro, quindi hanno votato contro una norma che favoriva la gestione pubblica dell'acqua, e questi sono gli atti, basta andarli a vedere. Io lo ripeto a tutti quanti, non lasciatevi trascinare dalle simpatie sui canali social, andate a vedere gli atti, tutto pubblico, video, testi, emendamenti, dossier, approfondimenti e come è andata la discussione con stenografici, quindi è inequivocabile. Poi se uno vuole credere all'asino che vola, benissimo, credesse a quello che vuole, ma la realtà, ricordatevi, è quella scritta in questi atti, e loro hanno votato contro anche l'emendamento che favorisce la gestione pubblica dell'acqua, quindi nessuna fake news da parte nostra, è la realtà che potete voi stessi vedere. Io cioè, me fa poi innervosire, perché molti di loro, i ragazzi, molti li conosco, sono anche sia Angelo ma anche altri, cioè sono in buoni rapporti, ma leggere queste cose per difendersi da cosa? Dal fatto che si è tradito un programma dall'inizio alla fine, perché l'acqua pubblica non è soltanto l'unica cosa. Michele, ricordiamolo, la balla sull'articolo 13 del DDL, del decreto aiuti, dove il Movimento 5 Stelle ha detto che era previsto l'inceneritore, in realtà se voi l'andate a vedere dagli atti della Camera dei Deputati, vedete che non è previsto l'inceneritore, ma semplicemente loro l'hanno detto perché avevano già previsto di sfilarsi per fare gli ultimi mesi di campagna elettorale in opposizione e cercare di recuperare. Però Giovanni, perdonami, questo è un po', questo è un video di approfondimento. Aspetta, però questa cosa, passaggio sui rifiuti, dobbiamo farlo, perché il Movimento 5 Stelle l'ha già votato due volte al decreto semplificazione 2001 e anche poi decreto bollette 2022, 17-2022, si può andare a vedere, delle agevolazioni per bruciare rifiuti nei cementifici. Quindi d'ora si sono fatti la campagna elettorale, la propaganda, e queste però, cose dobbiamo dirlo. Però permettimi di dire a tutti quelli che ci ascoltano, scusami. Le balle non possono andare avanti. Hai perfettamente ragione ed è giusto avere questo senso di frustrazione, però voglio dire che questo video diretta che stiamo facendo è solo per fare un approfondimento, per spiegare in maniera lineare, carte alla mano, cosa succede con il DN concorrenza. Tu avevi fatto degli emendamenti per riportare una posizione del nostro governo verso infavorire la gestione pubblica. E per quale motivo? Diciamolo, anche per fare un commento di tipo politico. Sì. Vedete, non è solamente per rispettare il referendum del 2011 con cui noi italiani abbiamo scelto e decretato che volevamo una gestione pubblica dell'acqua, ma anche in prospettiva di ciò che sta accadendo oggi, capire che un bene come l'acqua, un bene inalienabile, che oggi con il cambiamento climatico va anche in corso a delle crisi con le varie siccità che arriveranno nei prossimi anni, quando fra 10 anni con meno acqua e con più crisi idrica l'acqua sarà in mano ai colossi delle multinazionali estere, come credete si rapporteranno con i cittadini? Cambieranno i prezzi, li manterranno bassi o faranno la stessa cosa che oggi succede con il gas? Dove con una crisi energetica, invece di mantenere un prezzo politico, pubblico, naturalmente devono rispondere a chi? Ai propri azionisti, devono dividere loro dividendi. Ecco, la stessa cosa succederà con l'acqua e questo decreto concorrenza, carte alla mano, ripeto, non sono le nostre opinioni, perché le opinioni non valgono assolutamente nulla, sono i fatti, sarà tutto nella direzione di una gestione privata dei nostri servizi acqua, trasporti e rifiuti. Michele, aggiungiamo un'altra cosa, perché non è soltanto Angela Raffa o altri del Movimento 5 Stelle, anche la Federica Daga ha fatto un post, devo tirarla in mezzo perché lei scrive nel suo post, che potete andare a vedere nel post dell'altro giorno, che dal lavoro che hanno fatto in Senato hanno tolto ogni tipo di discriminazione nei confronti della gestione pubblica, nella gestione in house. In realtà, se poi andiamo a vedere sul sito della Camera dei Deputati, l'ho sottolineato qui, c'è scritto che invece per la gestione in house c'è appunto questa ulteriore difficoltà, ulteriore tassello di andare a fare questa motivazione, obbligo motivazionale per la per
solo per quella pubblica, perché se avessero messo, se avessero messo l'obbligo dei comuni di produrre queste giustificazioni per tutti i tre tipi di gestioni, da quella pubblica a quella privata a quella mista, che era il tuo emendamento, noi non avremmo potuto dire niente. Ma queste manifestazioni che ogni comune dovrà fare, queste giustificazioni, partono semplicemente per la gestione in house, quindi sono discriminate tutte quelle amministrazioni che vogliono scegliere l'acqua pubblica, non lo potranno più fare in futuro, e questo purtroppo è andato. Adesso fammi fare anche una certa nota. Noi non abbiamo nessun interesse, come ho detto, a fare campagna elettorale, non ci interessa, vogliamo farvi capire quello che succede qui dentro, e lo facciamo con grandi difficoltà. Permettetemi di dire questa nota personale anche di frustrazione rispetto all'ultimo anno, perché noi espulsi dal Movimento 5 Stelle perché non abbiamo buttato la fiducia a Draghi, in questi 18 mesi abbiamo lavorato più di tutti, perché era facile rimanere a seguire gli ordini di partito e votare tutto e magari poi impappettare 3-4 narrazioni sui social. Noi per ogni provvedimento, penso a un decreto Cartabia, penso a un decreto ambiente, penso a questo DNA e concorrenza, abbiamo lavorato, abbiamo presentato degli emendamenti, abbiamo fatto in modo di rispettare quello che era il programma con cui voi ci avete eletto. Perdonateci se non abbiamo potuto fare diversamente. Vogliamo rimanere qui attaccati alla poltrona nel futuro? Stiamo facendo questo per chiedervi un voto? Assolutamente no. Avete di fronte due persone che non sono in campagna elettorale e che con il Movimento 5 Stelle, con la sua marmellizzazione, purtroppo, noi siamo i primi ad essere dispiaciuti della marmellizzazione del Movimento 5 Stelle, perché non crediamo che nei prossimi 10 anni ci possa essere qualcuno che così genuinamente dal basso possa rappresentare il nostro popolo. Quella emozione che abbiamo provato nel 2018 non ci sarà adesso con queste elezioni del 2022, e chissà per quanto non ci sarà, però dobbiamo farvi conoscere quello che succede per creare un fronte di resistenza popolare dal basso, che nei prossimi anni dovrà reagire a quello che succederà nel prossimo quinquennio. Noi siamo in uno stato dove l'informazione è completamente al soldo delle oligarchie, dei partiti di maggioranza. Tutto il nostro lavoro di questo anno, giusto o sbagliato che fosse, non ha mai trovato spazio nelle televisioni e nei giornali, perché è un sistema che prevede un'equazione per cui se sei contro, se pensi in maniera critica, se stai a testa alta, sei fuori. E questo è il nostro caso. Quello che abbiamo fatto ieri è un'attività di divulgazione, è andata molto bene, è girata moltissimo, perché gli italiani chiaramente hanno a cuore il tema dell'acqua pubblica. La risposta al tema, io sono in ottimi rapporti con Angela, ma ne chiedo pubblicamente di chiedermi scusa a me, al collega Vianello, nelle frasi in cui lei dice espressamente ai colleghi Vianello e Sodano sarà sfuggito che in DDN concorrenza contiene il minimo indispensabile per non perdere soldi nel PNRR, non è una giustificazione, perché facendo cadere il governo avete fatto perdere una tranche del PNRR, e diciamola questa cosa così. Poi ci dice la collega Raffa che noi ci inventiamo, dice che nell'articolo 8, questo è puntuale ragazzi, la Raffa dice che nell'articolo 8 non si cita l'acqua pubblica, che di acqua pubblica non dice un rigo. L'articolo 8, cara Angela, è tutti i servizi pubblici integrati, che sono l'acqua, i rifiuti e i trasporti. E se tu questa cosa al quinto anno di legislatura non la sai, è un forte problema, non solo per te ma per tutti quelli che ti seguono, che hanno fiducia in te, e che tu chiaramente non stai dando un'informazione chiara, come stiamo provando in maniera molto umile a farla noi. Dici fra l'altro che noi, i nostri emendamenti sono gnegne. Spiegaci cosa significa emendamenti gnegne. I nostri emendamenti sono puntuali, sono il frutto del sudore del nostro lavoro e soprattutto di quello sforzo che abbiamo fatto ogni giorno per proteggere quelle 5 stelle con cui ci hanno eletto. Michele, 12 milioni di cittadini nel 2018. Non solo il nostro lavoro, ma anche dei nostri collaboratori, tecnici, avvocati, legislativi, voglio dire, quindi persone che lavorano sulle norme e non è che soltanto si improvvisano, assolutamente. Io voglio fare anche un altro riferimento sulla teoria della rana bollita, la privatizzazione che viene a passetti. Questo è un altro passo che il governo Draghi ha fatto, perché se vi ricordate a dicembre dell'anno scorso,
quando abbiamo già fatto, se qualcuno si ricorderà, a dicembre dell'anno scorso abbiamo già fatto bordello in aula, casino, perché c'era una norma che accelerava la privatizzazione, lo scippo della gestione pubblica ai piccoli comuni che non fossero all'interno di una clausola di salvaguardia, diciamo determinate condizioni, dovevano lasciare la gestione e farla e dare l'affidamento, far fare l'affidamento a un ente d'ambito molto più grande. Quindi dovevano lasciare le reti, dovevano lasciare la gestione. L'abbiamo detto in aula, avevo fatto l'emendamento, abbiamo fatto l'ODG, c'è stato un grande... ha risposto il Movimento 5 Stelle, allora la DAGA stava nel Movimento 5 Stelle, si erano astenuti, dicendo che non era vero, che non era così. La norma che il governo Draghi ha voluto, che il 5 Stelle a dicembre ha votato, prevedeva che da luglio 2022 in poi i piccoli comuni che non rientrassero nella clausola di salvaguardia dovevano dare le gestioni. Anche lì hanno detto che non era vero, non era vero. E io vi faccio vedere proprio una notizia dell'altro giorno, 9 luglio 2022, quindi appunto a luglio 2022, come avevamo denunciato noi, in Abruzzo, come vedete, potete andare a vedere sul sito dell'ANSA anche, 9 luglio 2022, acqua, piccoli comuni Abruzzo rivendicano gestione e servizio. Per 21 comuni non sono legittimati a gestire in proprio l'acqua pubblica, perché quella norma fatta a dicembre 2021 obbligava questi piccoli comuni che non rientravano appunto in questa clausola di salvaguardia a dare la gestione ad altri. Quindi vedete, qui erano i piccoli comuni senza la salvaguardia, qui invece c'è un obbligo motivazionale in più. Quindi sono piccoli passi che il governo Draghi ha fatto e che le forze politiche che in campagna elettorale hanno preso milioni di voti in nome della difesa dell'acqua pubblica non solo dovevano contrastare con le unghie e con i denti, ma dovevano proporre, come abbiamo fatto noi, norme che favorivano l'acqua alla gestione pubblica, veramente, così come hanno voluto i cittadini al referendum 2011 e come hanno voluto i cittadini che hanno votato il Movimento 5 Stelle nel 2018. Né più né meno, questo abbiamo fatto noi. Comunque, questo non è un video contro i 5 Stelle. I 5 Stelle non ce ne frega assolutamente nulla. Noi abbiamo fatto comunicazione contro quello che ha votato ieri la maggioranza Draghi, di cui fa parte anche il Movimento 5 Stelle. Diciamo. La collega Raffa ci ha risposto, ma forse perché... per te accarebbe un bagnato, perché noi abbiamo fatto attacco su una maggioranza però Draghi. C'era una domanda, scusami. Michele, chiariamolo sta cosa, perché dicono, vabbè, il 5 Stelle ha fatto quello del governo Draghi, sono fuori la maggioranza. No, in realtà ieri hanno votato pari pari con il resto della maggioranza tutti gli emendamenti e gli articoli di DDL concorrenza, gli ODG e tutti i provvedimenti che abbiamo avuto ieri e oggi, né più né meno. Quindi a parole dicono che sono contrari a Draghi, sì, ma in realtà non hanno mai votato contro Draghi, manco alla fiducia al Senato non hanno votato contro Draghi, però non ce ne frega nulla, i 5 Stelle ormai i cittadini sono fatti in opinione. Assolutamente. Dispiace perché abbiamo lasciato il cuore là dentro, questo sì, abbiamo lasciato il cuore e le speranze, come milioni di italiani già se ne sono accorti. Allora, concludiamo questo video. Sì, ringraziamo tutti per chi ci ha seguito. Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti. Mettiamo i link, sulle dirette, tutto. Metteremo i link direttamente ai siti della Camera dei Deputati, così anche voi potete andare a leggere con i vostri occhi quello che ufficialmente è stato fatto, senza opinioni di parte. Senza opinioni di parte. Ve l'abbiamo fatto vedere qui in diretta, ma dovete vederlo con i vostri occhi in maniera più specifica, così insomma. C'è Angela Pumimeni, non so chi sia, dice che non ci vota, ma mi sembra logico perché noi non ci candidiamo. Per noi il sogno del Movimento 5 Stelle era concreto, non ci interessa candidarci o fare campagna elettorale. Vi vogliamo dire una cosa che è successa ieri, sono gli altri che fanno propaganda. Infatti l'invito finale, oltre a condividere questa diretta, è quello, amici miei, di andare a vedere voi stesso le carte, collegatevi al sito della Camera, collegatevi al sito del Senato e andate a leggere voi i documenti. C'è una domanda, dice Michele, potresti approfondire quale sarebbe l'interesse della maggioranza nel votare questo DDL? Ebbene, questa maggioranza, dall'inizio alla fine, ha votato in maniera compatta tutti i provvedimenti, anche quelli che andavano contro i programmi dei vari partiti. Noi abbiamo fatto una lotta incredibile su un DDL Cartabia, quello che tutti i magistrati antimafia dicono essere un regalo ai criminali di questo paese. L'abbiamo fatto solamente noi, espulsi, senza passare mai da nessun telegiornale, da nessun rotocalco televisivo, perché non c'era spazio per chi alzava la testa, dicevano come sta
stavano le cose. Abbiamo fatto delle battaglie contro gli inceneritori, ma per davvero, contro le trivellazioni. Siamo gli unici, e questo lo dico, interessa a molte persone del mio territorio, che abbiamo combattuto contro i rigassificatori, che questa maggioranza ha votato in maniera compatta, dal PD alla Lega al Movimento 5 Stelle. Aumento di produzione delle sulle trivellazioni. Hanno votato a favore. E per noi... Bruciare i rifiuti hanno votato a favore. Assolutamente. Cioè, di che stiamo parlando? Quindi, di base... Per tenersi a poltrona, di base, per rimanere al governo con i ministri e farsi passare qualche emendamento. Quindi, di base, una marchetta territoriale. Chiudiamo veramente. Cara Angela, che ci dice un gruppo di fuoriuscite M5S, non fuoriusciti, espulso orgogliosamente dal Movimento 5 Stelle, perché non ho votato. Tu sei uscito per l'Ilva di Taranto, se non sbaglio, quando stavano dando i soldi. Con un emendamento del Movimento 5 Stelle ha dato 700 milioni di euro al DL Grandi Navi a Venezia, quindi una cosa che non c'entrava, un emendamento del senatore Santillo, 700 milioni di euro per la continuità produttiva all'Ilva, che è un'impresa che è sotto processo perché crea eventi di malattie e morte nella popolazione, soprattutto in età pediatrica. Io anche da tarantino, ma anche perché da programma siamo sempre andati contro la gestione inquinante dell'Ilva, lo dico chiaramente, sono uscito, perché non è possibile. Giovanni, chiaramente, di Taranto è rimasto particolarmente scottato dal fatto che il nostro governo, che doveva riconvertire l'Ilva di Taranto, la maggioranza, con emendamenti che abbiamo vinto di queste donne, ha dato Genova e a Trieste, né più né meno. Chiudiamo. Angela, tu ci dici, un gruppo di fuoriuscite M5S, siamo espulsi perché motivi di coerenza, in cerca di visibilità, sperando di trovare qualcuno che li candida. Ebbene, cara Angela, noi non cerchiamo nessuno che ci candida, sappiamo com'è la lotta all'interno del vostro partito per avere i posti da capilista, ma non è una cosa che ci riguarda, perché noi abbiamo interpretato il nostro ruolo di parlamentari in maniera nobile, siamo pronti ad uscire a testa alta, perché non ci sono le condizioni per ricandidarci, non c'è più una forza politica credibile in questo momento, e se facciamo divulgazione seria, non dicendo che non abbiamo letto il provvedimento, noi un provvedimento l'abbiamo letto ed emendato, lo facciamo perché vogliamo che i cittadini abbiano le informazioni più corrette per poter creare la propria opinione e reagire di fronte a questa deriva tremenda che questo paese, Italia, sta vivendo più di chiunque altro in Europa. Condividete questa diretta se vi interessa il tema dell'acqua pubblica. Condividete questa diretta se volete aiutarci a fare divulgazione, perché abbiamo letto le carte di questo DN8, di questo DN concorrenza nell'articolo 8, che non solo su acqua, hai ragione Angela, su acqua, su rifiuti e su trasporti, dà in via alle multinazionali estere per prenderci quelli che sono i nostri servizi essenziali. Andate a leggere i testi, fatevi una vostra opinione. Noi pensiamo molto umilmente di avere svolto il nostro servizio di parlamentari della Repubblica e di portavoce del popolo che ci ha eletto. Poi se grazie per qualche trolletto che commenta, non ce ne frega nulla. Non c'è problema. Una buona serata a tutti, speriamo di avere spiegato e di avere risposto anche agli attacchi molto pesanti della Conga Garraffa, che ci lasciano assolutamente delusi. Assolutamente. Ricordatevi, qualsiasi cosa vi dice un politico, di qualsiasi parte sia, andate a vedere le carte anche ufficiali, quello che abbiamo detto oggi, quello noi. Che dicono anche quello anche che quello abbiamo detto, detto andate a approfondire sul sito della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica, alla Camera c'è stato appunto l'aggiornamento, e andate a verificare con i vostri occhi come sono andate le votazioni, le discussioni in aula, le discussioni in commissione, quali sono stati gli emendamenti, come hanno votato, si può vedere deputato per deputato, senatore per senatore, per cui ognuno si deve prendere la responsabilità di chi ha votato l'articolo 8 al DDL concorrenza. Poi la campagna elettorale sono quelli che continuano a dire di fare l'acqua pubblica quando in realtà votano le private, ma a noi non ce ne frega nulla di quel personaggio. Grazie per l'attenzione. Forza, resistenza. Resistenza sempre. Ciao a tutti.